con cordiale saluto da Bruno Pizzolo. Dunque oggi è il turno di Iran e Nigeria che si affrontano in questo primo incontro mondiale. Siamo di fronte a una novità per quanto riguarda i mondiali, Iran e Nigeria non si erano mai affrontate nel girone finale di un campionato del mondo. Montazeri, Teimourian, nomi assurdi per noi europei da pronunciare, quasi quanto quelli degli amici polacchi, che sembra quasi una prova oculistica pronunciare a quei nomi. Qui non siamo a quei livelli, ma poco ci manca. Montazeri mette la palla in fallo laterale e è stata però toccata da un nigeriano, ragione per cui ha ripreso l'Iran il gioco. Shoei, Nekounam, fermato da Musa, avanza Musa, il tocco per Ikobo, Mikel, ancora per Musa, avanza sul settore sinistro, entra in area e sul limite dell'area, ottimo il tackle, però arriva un altro giocatore nigeriano, viene fermato anche quest'ultimo, poi Moses avanza, tenta il tunnel, quindi Musa, attenzione, Musa in area, prova il cross, poi c'è Onazi, Onazi manovra, è troppo solo, tre avversari intorno a lui, palla comunque in calcio d'angolo. Shoaibi alla battuta, Onazi, attenzione, rischiano l'autogol, poi trova un altro calcio d'angolo. Scusate, ho sbagliato, Odemingie alla battuta, non Shoaibi come erroneamente ho detto prima. Ambrose, Onazi, Ikobo, dentro per Mose, di testa Moses Hamadi para senza problemi. Jedari, Puladi, fermata da Ambrose, Shoei si ferma, cambia direzione, quindi scambia ma sbaglia il passaggio, poi recupera comunque il giocatore iraniano ma commette fallo, palla che varca l'asse centrale del campo. Odemwingie, ma non fa in tempo a pronunciare un nome che la palla è già passata di mano. Omeruo, Oshaniwa, Mikel, Omeruo, Onazi, Ambrose, opera un lancio ma è fermato, Nekounam, Musa, scusate, Dejaga, Hiedari, Puladi, riesce ad arrivare Puladi, vediamo se riuscirà a metterla in mezzo, non riesce, recupera Ambrose che poi spazza via oltre la metà campo iraniana. Attenzione Moses, da solo Moses, Moses il tiro, la parata di Hamadi, avrebbe potuto fare ancora un metro o due prima di tentare la stoccata. Puladi, il tocco centrale fermato dai nigeriani, questo attacco iraniano, quindi Moses, Shedari, Hosseini, Nekounam, Shai, Nekounam, Gokanejad, Dejagan, Dejagan, attenzione in aria il tiro, la parata di Eneama, scusate. Mikel, fermato, l'arbitro dice che non c'è fallo, si prosegue. Jedari, Nekounam avanza, Nekounam punta l'area, lo chiude bene la difesa nigeriana. Teimourian, Montazeri, Bekdzae, Jedari, Shoei, Ambrose lo chiude, quindi Moses. Cambio
calcio di punizione per i nigeriani, palla che varca l'asse centrale del campo, recuperano ancora i nigeriani il rinvio degli iraniani. Moses, Omeruo, avanza Omeruo, punta l'area, attenzione Michel, il tiro rimpallato e quindi riparte l'Iran con questo contropiede. Attenzione, Gochanejad fermato, Michel, Ojaniwa, Ambrose, siamo in zona recupero, Musa, fermato in fallo laterale, Ambrose, Onazi, vediamo se ci sarà il tempo per quest'ultima azione offensiva dei nigeriani, attenzione, cerca lo spazio, il tiro, la parata di Hamadi. E ormai l'arbitro si porta il fischietto alla bocca e difatti fischia la fine del primo tempo, Iran e Nigeria 0-0. E si comincia con questo secondo tempo, intanto gli autoparlanti hanno annunciato un annuncio curioso di spostare una Fiat 128 targata Teheran, si è poi scoperto che la macchina è dell'allenatore iraniano, si è quindi subito assentato a spostare l'auto, sarebbe arrivato qui in Brasile con la 128 qualche mese prima della squadra ad essere entrato in panchina, quindi dovrebbe avere spostato l'auto. E si riprende con questo secondo tempo con i nigeriani che manovrano, Onazi, palla che termina in fallo laterale, Oboa Abona, Onazi, Michel, Montazeri, Dejagan, Teimouran, Montazeri, Bekzamen, Puladi. Vorrei chiedere ai giocatori di andare un po' più tranquilli così posso leggere comodamente i nomi, ma questo è impossibile. Neko Unamma, attenzione, palla che rischia di finire sui piedi dell'attaccante iraniano, Neko Unamma. Recuperano i giocatori nigeriani, Musa prova a ripartire la formazione nigeriana, poi cambia idea, il tocco centrale verso Boa Bona, Oshaniwa, Michel, Shoaei, Michel, Moses, Gochanejad, avanza Gochanejad, Gochanejad, avanza, inseguito e recuperato dal difensore nigeriano, palla in fallo laterale, rimettono gli iraniani, sempre 0-0, partita un po' lenta in questo secondo tempo, sembra quasi uno spot alla camomilla. Jedari, niente da fare, questa partita non vuole decollare, pare quasi che le squadre abbiano paura ad affondare sull'acceleratore. Onazi, usa dentro per Ikobo, Teimouran è stato fermato, Ambrose, recupera Teimouran, avanza verso l'area di rigore nigeriana, vediamo se ci sarà il cross, prova a metterla dentro, poi nulla di fatto, la palla termina in fallo laterale, cioè il cross, la palla dentro l'area nigeriana, batti e ribatti in questo frangente, l'Iran che forse comincia a crederci e sta spingendo la Nigeria nella propria area di rigore, calcio d'angolo, Dejagan,
Obobon allontana, poi colpo di testa fuori misura di Choaei, si riprenderà con una rimessa dal fondo. Eniama, lungo rinvio, palla che varca l'asse centrale del campo, recuperano ancora i nigeriani, poi Montazzeri, Hosseini, Choaei, Neko Unam, Hosseini, Bekzade a Montazzeri, Teimurian, Dejagan, Montazzeri. Questo è il festival dei nomi difficili da pronunciare, una prova durissima per un cronista. Onazi, Mikel, Moses, Mikel, fermati al limite dell'area iraniani i giocatori della Nigeria. Riparte con tranquillità la formazione iraniana, 0-0 per il momento il risultato. Partita che a mio avviso si avvia verso questo risultato. Calcio di punizione comunque per l'Iran, 6 minuti al termine, niente di fatto. Mikel dietro al proprio portiere, il tocco per Omerou da questi Ambrose. Musa, Onazi, Moses, Hosseini per quella che potrebbe essere l'ultima azione, fermato però da Musa. Ottima la partita di questo giocatore. Obobona, Oshaniwa, Odewiji fermato da Teimuran Dejagan, Nekunai, Choaei, chiuso da Onazi, anche lui ha disputato una buona partita ed è finita per fortuna 0-0 tra Iran e Nigeria. Da Bruno Pizzoli è tutto, linea allo studio. And they all fall on my ass. Got to be the total hit. What's a touch of class? You find you adore her cool, plus that touch of class. Want to toast the maximums? Simply raise your glass. Involved, this means resolve to hit and run the pass. So he thought till he got caught by a touch of class. So he thought till he got caught by a touch of, just a touch too much of, just a touch of class.